Ciao! Eccoci, via! Alla nostra sinistra! Ale, forza fare! Vai, senti anche voi! Bene, dai, proprio la domanda, vi chiedo solo la cortesia di partire da stamattina, cioè ci sono altre domande. La sinistra, ministro, vabbè, la sinistra. Allora, in sintesi... La Sardegna per troppi decenni non è stata al centro dello sviluppo e delle politiche infrastrutturali dei ministeri romani. Devo dire che in questi mesi abbiamo accelerato, abbiamo preso in mano progetti che non c'erano. Penso ai miliardi che verranno investiti, sono già in questo momento investiti su porti, aeroporti, strade. Penso alla ferrovia, Nuoro è l'unico capoluogo di provincia italiano non collegato alla rete ferroviaria. Ho chiesto di colmare questo ritardo, questa settimana mi hanno portato lo studio di fattibilità, ci sono 4 progetti diversi, sceglieranno i tecnici, entro settembre 2024 ci sarà il progetto scelto per collegare Nuoro alla rete ferroviaria. È uno di tanti esempi, stiamo accelerando sulle dighe che sono incompiute in alcuni casi da 35 anni e stiamo investendo sulle case popolari, centinaia di alloggi popolari recuperati in tutta la Sardegna, insomma. Un anno in cui stiamo cercando di recuperare l'attenzione che la Sardegna non ha avuto negli anni passati. Per me l'unità del centrodestra e il bene della Sardegna vengono prima rispetto agli interessi di partito. Sono contento di quello che Solinas, la sua squadra e la Lega hanno fatto in questi anni con i nostri assessori, penso a Valeria Sarta, penso a Saliu, sull'agricoltura, sui lavori pubblici, e faremo una campagna non elettorale per garantire la continuità di amministrazione, anche perché io da Ministro delle Infrastrutture, se sto progettando nuove strade, nuove ferrovie, stiamo lavorando sulle dighe, sui porti, sugli aeroporti, l'ultima cosa che mi auguro per i sardi è che governi qualcuno che porta avanti solo i no, perché poi no non si va da nessuna parte. Quindi centrodestra, assolutamente compatto, tornerò in Sardegna da segretario della Lega incontrando le comunità, i sindaci, i militanti, toccando tutte le province sarde da nord a sud, e conto che avremo un ottimo risultato, che il centrodestra unito, a differenza della sinistra che è divisa, rivincerà. Però ministro, inizia questa campagna elettorale con i soldi di tutti gli italiani, con i soldi di tutti gli italiani, l'iniziativa del ministero. Ragazzi, se io non spiego ai lombardi, ai sardi, ai siciliani, ai piemontesi che cosa stiamo facendo con i loro soldi, perché io ho lo stipendio pagato dagli italiani, i soldi che stiamo investendo in strade, autostrade e ferrovie sono soldi degli italiani, ritengo mio dovere spiegare ai sardi che Sardegna stiamo preparando, quindi ne sono assolutamente orgoglioso. Ministro, che cosa risponde a Renato Soru che ieri ha detto oggi arriva Salvini, però sono tutte promesse e niente fatti? Penso che nell'ora di quest'oggi imprenditori, sindaci, agricoltori, professionisti, cittadini abbiano visto temi concreti, progetti concreti, tempi, costi. Quindi lascio agli altri le critiche, per carità di Dio, l'opposizione fa l'opposizione. Che il PD, 5 Stelle e Soru dicano che Salvini non va bene, non capisce niente, non fa niente, ci sta. Io penso che i miliardi di euro di cui abbiamo parlato questa mattina sulle case, sulle strade, sulle dighe, sui porti, sugli aeroporti sardi siano un passo in avanti notevole. Grazie.